parla in italiano, nada. Nada in inglese, Inglese, niente, spagnolo. Spagnolo. Capisci l'italiano? Un pochino. Ok. Cosa fai in spiaggia? Come passi il tuo tempo alla playa? Nel dia? Come lo passo? Cosa fai? Dormi? Dormo e tomo il sole. Perché non sa parlare italiano? Sì, ma va bene, capisco. Tu capisco? Sì. Ma non fai niente di speciale, cioè ogni tanto vieni a questi party, alle feste? Alle feste? Fiesta? Nada. Non capisce. Vabbè. Sì. Non capisco nada. Nada. Grazie. Hola. Hola. Ciao. Ciao. Senti, allora, tu vai spesso in spiaggia o a Ibiza passi tutta la notte in discoteca e vieni in spiaggia solo quando ci sono le feste? Passo tutta la notte in discoteca e poi vado in spiaggia. Sì, ma visto che sei abbronzato quanto me, sì, cioè praticamente niente, vuol dire che passi molto tempo in discoteca e poco in spiaggia. Ma in spiaggia cosa si fa poi? In spiaggia cosa fai? In spiaggia dormo. E basta? Non faccio assolutamente il bagno, non so nuotare. Si fa l'amore in spiaggia? Devi chiedere a mia moglie. Ah, tua moglie. E dopo andiamo a beccare tua moglie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Andrea. Ciao, come stai? Benissimo, grazie, tutto a posto. Un po' caldata, ma va bene. Fa caldo? Fa molto caldo. Fa. Senti, allora, dov'è la tua amica? Perché io ti ho visto ballare, andare in giro insieme a un'altra ragazza bionda come te. Sì, la mia, diciamo, sorella gemella, tra virgolette. Penso sia a casa a riposare perché è molto cansata, è giusto? Si dice sì, così? Cansata, sì. Allora, io vi ho visto ballare al Pacià, però eravate un po' diverse. Eravamo più svestite ancora. Qua sono già troppo vestita, vero? Arrivo da Cremona, lei è la mia amica Cristina, che arriva invece da Milano. Siamo venute qua a Ibiza, ci siamo conosciute qui e siamo diventate due amiche inseparabili. Siamo venute qua con l'intenzione di lavorare in una delle migliori discoteche di Ibiza e ce l'abbiamo fatta. Siamo riuscite nonostante molta gente diceva è un circolo chiuso, non ce la farete mai. Aspetta, guardateci ballare, guardateci come animiamo la serata. E infatti ci hanno fatto il contratto. Per tutta la stagione. Dietro al nostro incontro c'è una storia, secondo me non è una storia che è nata così a caso. Io ero lì depressa, che senza casa, senza lavoro. C'è stata Silvia, anche lei senza casa, senza lavoro. Ho visto passare una ragazza molto simile a me, col cappello biondo, italiana. Caspita, italiana, vai, iniziamo a parlare. Cosa fai, cosa non fai? Intenzione di fare la ballerina. Tu. Pure io. E alla fine dopo 4 ore eravamo nell'officina del Pacià a vedere se ci facciamo a lavorare. Vabbè, da classica mammona italiana mi manca mia madre. Infatti voglio farla venire su al più presto. Ma io non lo so, non ho ancora capito bene. Mi trovo talmente bene qua che non sento la mancanza di niente per adesso. E adesso vi salutiamo perché è ora di andare a prepararci. Se volete venire a seguirci, venite con noi e vedrete la preparazione per questa serata. Ok, okay. Ciao. Ciao. Chiamo un attimo il 118 per poter tornare a casa un attimo con l'ambulanza perché
Anzi, senti, è meglio ballare in spiaggia o al pacià? Al pacià. Pacià? Sì, c'è l'aria condizionata almeno. Infatti questi sono i risultati anche dell'aria condizionata. Ma al pacià cosa succede poi? Cioè, ballate quanto? Quante ore ballate? Praticamente sarebbe dall'una e mezza di sera alle 7 della mattina, ma alla fine intervallati da un quarto d'ora. Un quarto d'ora sul cubo, un quarto d'ora giù. Prendiamo bene, balliamo, facciamo il nostro lavoro, ci piace, balliamo poco. Com'era il pacià ieri sera? Pieno, sì. Bellissimo. Due giorni a settimana abbiamo le uscite al porto per la discoteca dove lavoriamo. Usciamo tutte belle, vestite come degli animali rari, o svestite o conciate. Adesso finiamo di prepararci, perciò ancora un paio di ore abbondanti. No, veloce. No, e poi ci vediamo al papà. Siamo state molestate come al solito, ma noi siamo brave ragazze curve e abbiamo fatto tutti così. La serata è andata benissimo, c'era tanta gente, peccato che mi sono influenzata a fare la Jane, guarda qua tutta nuda, mi è venuta l'influenza, bocca a voi. È l'ultima, fra un quarto d'ora iniziamo, facciamo un quarto d'ora di ballo, poi finalmente abbiamo finito e andiamo a casa a dormire per questa notte. Ti è piaciuta? Chiedervi, ma voi oltre a ballare in spiaggia cosa fate di solito? Mi piace molto. Sì, ti piace molto ballare in spiaggia, molto. Però cioè vieni in spiaggia ogni tanto anche ad abbronzarti, a fare qualcos'altro o no? No, io sì. Tu vai in spiaggia? Vado sempre, sì. Vado in spiaggia. Vai in spiaggia, stai seduta, prendi il sole e basta? Nuda, o vai? Sempre. Dove? C'è le mie spiagge private. Dove? Diccele, dove? È qua dietro a casa mia. Dove abiti? Vuoi che ti vengo a prendere col motorino? Vengo a trovarti, dove? Dietro a Talamanca. Dietro a Talamanca? Allora domani vengo con te, va bene? Nudo però, che facciamo in questa spiaggia bellissima. Ringraziamo Claudio Coccoluto per la musica e l'appuntamento è domani. Ciao Ibiza, ciao. Ibiza è stato presentato da